Oh no, siamo rimasti intrappolati nella gabbia creata dal dottor Malefico. Come faremo ad uscire da qui? Non lo so, ho tanta paura. Non riesco nemmeno a muovermi. Neanch'io riesco a muovermi. Marvin, manteniamo la calma. Presto qualcuno si accorgerà che siamo scomparsi e verrà a cercarci. Hai ragione, dovremmo farci notare. Proviamo a chiamare aiuto. Aiuto! Aiuto! Tony, ci senti? Aiuto! Sbaglio oppure ho sentito delle voci? Mi sembrava che stessero chedendo aiuto. Ma chi potrebbe essere? E da dove potrebbero provenire quelle voci? Oh, magari non stavano chiedendo aiuto. Dopotutto, quei due bambini, Marvin e Jonas, sono molto vivaci. Magari stanno solo chiacchierando a voce alta tra di loro. Sarà meglio che torni al mio lavoro. Bene, controlliamo di nuovo che nessun fantasma si stia girando per la base. Allora, l'ultimo piano è libero. Il primo piano anche. Il piano terra sembra tranquillo. Non mi resta che controllare la cantina. Oh mio Dio, che cos'è quella? Sembra una gabbia, ma non una gabbia normale. E dentro ci sono Marvin e Jonas. Deve averli imprigionati un fantasma. Accidenti, devo correre a liberarli. Tenete duro, bambini. Vi prometto che non vi succederà nulla. Mi sentite? Tony sta venendo a tirarvi fuori lì. Non perdete la calma. Arrivo! Eccovi qui. Per fortuna state bene. Ma come è potuto succedere? È proprio come sembrava. Questa gabbia non è una gabbia qualunque. È stata creata con qualche strana stregoneria. Non so come aiutarvi. Devo andare di sopra a cercare qualcosa. Ah, Tony! Per fortuna ci hai trovati! È stato il dottor Malefico ad imprigionarci. È comparso dal nulla, è stato tutto così veloce. E dopo averci chiuso qui dentro si è smaterializzato di nuovo. Aiutaci, ti prego, vogliamo uscire! Oh no, ma è terribile! Poveri bambini, vi siete trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non temete, vado a cercare aiuto e torno subito a liberarvi. Datemi un minuto. Vado. Oh, eccomi qui davanti al nostro scaffale con le pozioni magiche. Vediamo. Questa no, questa non mi serve. Quest'altra nemmeno. Dov'è? Dov'è? Eccola qui. Questa pozione magica fa il caso mio. Basterà versarla sulle sbarre della gabbia fantasma per discioglierle e liberare i ragazzi. Dovrò ricordarmi di farne preparare altra. Bando alle ciance ora. Eccomi qui, bambini, sono tornato. Questa pozione magica dovrebbe funzionare. Farà dissolvere le sbarre della gabbia così che possiate uscire. State indietro, siete pronti? Ecco, ne verso subito qualche goccia. Magari un po' di più. Datemi qualche momento e... Fatto! Siete liberi, bambini! La pozione ha funzionato! Evviva, siamo liberi! Grazie, Tony! Oh, è stato terribile! Per fortuna è tutto finito, bambini! La pozione magica ha funzionato e ora siete liberi di andare via di qui! Ma come è potuto succedere? So che i fantasmi hanno la possibilità di comparire e scomparire, ma vi avevo detto di stare attenti! Che cosa è successo? Hai ragione, Tony, ce l'avevi detto. È solo che per sbaglio ho tirato via uno di quei due tubi e mentre cercavo di rimetterlo a posto il fantasma ci ha attaccato. Siamo stati imprudenti, ci dispiace. Non abbiamo potuto evitarlo. È stato tutto così veloce che a malapena ce ne siamo accorti. Non succederà più, però, promesso, promesso. Non succederà mai più, te lo giuriamo, Tony. Per favore, non mandarci via per sempre da qui alla base. Ci piace stare qui. Ho capito. Non crucciatevi. I fantasmi sono imprevedibili e molto più forti di noi esseri umani. Non potevate farci niente. Ma comincio a pensare che non sia una buona idea tenervi qui con noi alla base. È troppo pericoloso. Bah, ci penserò. Per adesso sono solo felice che state bene. Ho come l'impressione che vi ricorderete questa giornata per molto tempo. No, Tony, ti prego, non mandarci via. Ti promettiamo che da oggi in poi saremo attentissimi e non faremo niente di particolarmente pericoloso. A proposito, quel tubo che stavamo pulendo. Beh, dovreste finire. Ma no, dai, sto scherzando. Non capita tutti i giorni di essere imprigionati in una gabbia da un fantasma. Sarete traumatizzati. Penso che sia meglio che ve ne andiate a casa a rilassarvi un po' con le vostre famiglie. Ah, grazie Tony, sei davvero gentile. Sì, non avevamo proprio voglia di continuare a pulire, né di rimanere qui dentro. Immaginavo, vi capisco benissimo. Allora non vi trattengo. Andate pure a casa, ci vediamo domani. Vi assegnerò altri compiti. Buona serata, bambini. Ciao ciao! Anche stavolta ce la siamo cavata, anche se devo confessare che ho avuto proprio paura. Siamo rimasti così tanto tempo in quella gabbia. È vero, meno male che Tony era ancora alla base e ci ha sentiti gridare, altrimenti saremmo ancora lì dentro. E non si è nemmeno arrabbiato. Già,
Brr, prima per qualche momento ho temuto che il dottor Malefico decidesse di portarci via con lui e di divorarci in un sol boccone. Meno male che si è risolto tutto. Beh, io me ne vado a casa adesso. Penso proprio che andrò di corsa a letto. Ciao Jonas! Ciao Marvin! Ciao amici, grazie per aver guardato un'altra puntata. Iscrivetevi gratuitamente al nostro canale e non perdete le ultime novità. Condividete questo video con i vostri amici e non dimenticate di cliccare mi piace. Ciao!